Ciao a tutti, in questo tutorial spiegherò come iscriversi nella piattaforma Exchange di TrustedCoin. Nella barra degli indirizzi del nostro browser digitiamo trustedcoin.com. Verremo indirizzati nella pagina principale del nostro Exchange. Clicchiamo sul pulsante blu Crea il tuo account. In questa sezione dobbiamo selezionare il tipo di conto che vogliamo creare. Conto personale o conto aziendale. Clicchiamo su conto personale. Nella schermata successiva dobbiamo compilare il nostro conto personale inserendo il nostro nome e cognome e la nazione di appartenenza. Clicchiamo sul pulsante verde per continuare. In questa schermata dobbiamo inserire il nostro indirizzo email consiglio Gmail. Confermiamo l'indirizzo email. Creiamo la nostra password. Deve essere alfanumerica, composta minimo da 6 caratteri ambigui con lettere maiuscole, minuscole e numeri. Inseriamo il nostro numero di telefono personale. Accettiamo i termini d'uso. Clicchiamo sul pulsante verde per continuare. Ci arriverà un codice SMS da parte di TrustedCoin. Lo inseriamo. Confermiamo per continuare. In questo avviso sta a indicare che la registrazione è completata con successo. Invieremo un link al nostro indirizzo email per attivare il nostro account. Indirizziamoci nella nostra casella di posta elettronica. Controlliamo se abbiamo ricevuto il link di attivazione. Delle volte verrà inviata nella casella spam. Apriamo l'email e clicchiamo sul link per attivare il nostro conto Exchange. In questo avviso sta a indicare il conto è attivato con successo e possiamo accedere al nostro Exchange. Inseriamo le nostre credenziali per accedere nella piattaforma. In questa sezione indirizziamoci nella voce Impostazioni. Clicchiamo su Verifica. In questa sezione dobbiamo inserire il numero di identità, il tipo di documento, patente di guida, passaporto o carta d'identità. Foto del documento di identità. Una foto personale col documento di identità in mano. Le foto che dobbiamo inserire per la verifica devono avere queste caratteristiche in formato JPEG. Dimensione massima di 10 MB, senza filtri o modifiche. Il documento in corso di validità e fare una foto personale con il documento in mano. Compilati i vari parametri, clicchiamo sul pulsante blu per aggiornare le verifiche. Ora indirizziamoci nella sezione Verifica della residenza. In questa sezione dobbiamo compilare i vari parametri, vale a dire la nostra provincia di residenza, la città, il codice avviamento postale e un documento che attesta la nostra residenza. Il documento deve essere emesso non oltre i 90 giorni in formato JPEG, PNG oppure PDF. I documenti per la prova di residenza possono essere bollette dell'acqua, energia elettrica, la bolletta del telefono, del gas, conto condominiale oppure un accordo sull'ubicazione di proprietà. Una volta compilati i vari parametri, clicchiamo sul pulsante blu per attivare la verifica. Tale procedura, sia la verifica d'identità e anche la verifica di residenza, sono in fase di approvazione. Clicchiamo sulla voce Pagamenti. In questa sezione verrà riportato una sezione in rosa dove sta a indicare che per abilitare l'operazione di pagamento bisogna abilitare I2FA. Clicchiamo sulla voce Qui. In questa sezione dobbiamo abilitare I2FA. Oltretutto, noi abbiamo una seconda sezione dove sta a indicare per cambiare
o aggiornare la nostra password. Clicchiamo sul pulsante blu Attiva per abilitare il codice QR code. In questa sezione noi dobbiamo scansionare il codice QR code con la nostra applicazione Authy oppure l'applicazione Google Authenticator. Una volta scansionato il codice, proseguiamo sulla voce Valida e abilitare. Inseriamo la password di sistema che utilizziamo per accedere al nostro account di Tastercoin. Clicchiamo sul pulsante blu Validare. Ora inseriamo il codice appena generato dalla nostra applicazione, in automatico verrà abilitato la verifica dei due fattori. Ora, per verificare se tutto è andato a buon fine, inseriamo nuovamente le nostre credenziali di accesso. Clicchiamo sul pulsante verde e verrà richiesto da inserire il codice 2FA per accedere al nostro account.